Ciao ragazze, niente, vi volevo rendere partecipi di questa prova che ho fatto. Praticamente io avevo questa lecitina di Aroma Zone, quindi lecitina già liquida. E so che al supermercato si trova anche la lecitina in polvere o in granuli che può essere comunque utilizzata. E ho provato per la prima volta a fare un'emulsione con la lecitina a freddo, perché sapete che anche la lecitina di soia è un emulsionante e può essere usato a freddo ed è di una facilità estrema ed è venuta una cosa carina per cui ve la volevo far vedere. Sembra uno scioglilingua, allora è facile e io qui ho già fatto, quindi vi spiego. Allora, prendete due recipienti, anche tipo questi di plastica o due bicchieri di vetro, quelli che volete. Infatti io ne avevo e l'altro già sporco, due uguali. Allora, in uno mettete la quantità di acqua. Io poi nel box informazioni vi metto le dosi, mettete la quantità di acqua e la quantità di gomma e io ho usato in questo caso la gomma guar, potete usare la gomma che avete. Quindi mettete l'acqua, la gomma e cominciate a girare, girare, girare tutto a freddo, non dovete riscaldare nulla, girare, girare, girare fino a quando non si forma il gel, basta, un gel molto, molto moscio, non so come dire. E niente, lo mettete da parte questo bicchiere, poi prendete un altro bicchierino, un altro contenitore, mettete la quantità di olio e poi aggiungete la quantità di lecitina e basta, senza riscaldare, senza fare niente, vi mettete anche qui girare, 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 girare. Quando la lecitina si è sciolta nell'olio, prendete il bicchiere di acqua. Sì, dico bene, praticamente qui è l'acqua che va nell'olio, è il contrario di come di solito si fanno le emulsioni. Quindi si prende questo bicchiere d'acqua dove abbiamo fatto acqua e gomma, si versa qui dentro semplicemente e poi con un frustino elettrico, con un mini pimer o anche a mano, però molto molto velocemente, cominciate a girare, 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 girare e vi viene questo. Praticamente è un latte, vedete, è proprio un latte che è molto fresco, cioè un latte proprio fresco che si assorbe subito, che secondo me può essere utilizzato benissimo come latte detergente. Proprio per la consistenza che ha, perché è proprio la consistenza di un latte detergente comprato. Non so se la telecamera mi aiuta. Oppure, secondo me, questa cosina qui si può utilizzare anche come latte idratante fresco per il corpo. Perché vedete, io ora metto il mio braccio il più vicino possibile, non so quello che riuscirete a vedere, però praticamente io ne metto un pochino e succede che io vado. Ecco qui, sto aspettando che c'entri la telecamera. Ecco qui. Ok, praticamente io vado a strofinare, strofino, 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 vedete, niente scia bianca, niente. Praticamente poi questo latte diventa poi subito quasi un gel fresco, leggero. Vedete, si è assorbito. Basta, si è assorbito, però la pelle non rimane tirata come quando stendiamo semplicemente un gel, ma rimane bella idratata, cioè bella idratata qui, perché chiaramente è a base di comunque di olio e lecitina, bella morbida morbida. Mi piace questa cosa, mi piace, ve la volevo far vedere, perché è una cavolata, cioè tutto freddo, due bicchieri, uno con l'acqua e la gomma, l'altro con l'olio e la lecitina. Prima devono essere mischiati separatamente, poi si versa l'acqua nella lecitina e nell'olio e si gira, si gira, si gira e niente, si forma questo latte. Io adesso, boh, magari me lo metto in un contenitorino tipo questo. E me lo porto in palestra, me lo porto in palestra che così lo posso usare comunque come idratante dopo la doccia e al limite posso usarlo anche come latte detergente se mi serve. Tra l'altro il pH mi è uscito giusto 5, quindi va benissimo. Ho già messo il Coast Guard, ho
Ora io qui non posso aggiungere niente perché ho fatto proprio le dosi, vi metto la dose base anche a voi nel box informazioni. Poi se lo fate, volete aggiungere qualche attivo, tipo la vitamina, il pantenolo, basta che ne so, volete mettere un grammo di pantenolo, togliete un grammo d'acqua e aggiungete un grammo di pantenolo. Quindi insomma questa formula base la potete arricchire come volete. Però se avete la lecitina di soia in casa oppure se volete provare questa lecitina di aromazzonio, io vi dico, non è male. Tra l'altro io leggevo che le creme fatte con la lecitina sono appiccicose, ma questa non è per niente appiccicosa. Proprio per niente. Non so se perché questa è già fatta come un gel, perché quella che si compra al supermercato è granulosa. Io quella lì granulosa non l'ho mai usata. Comunque, ragazze, se vi volete prendere un emulsionante che in 3 secondi d'orologio vi fate latte detergente, crema, eccetera, fate questa. Niente, io adesso aggiungo un po' di olio essenziale giusto per profumarlo un pochino e niente, ragazze, tutto qui era solo una cavolata, però io non avevo mai provato e volevo condividerlo con voi, così è una cosa facile che potete fare. Ciao ciao!